io vi dimostrerò che sono più potente di Gesù Cristo, senza essere per niente in contrapposizione con Lui, ma essendolo proprio in maniera assolutamente concorde alla sua verità. Infatti io vi toglierò tutti i peccati, li cancellerò come mai esistiti, non solo come fece Gesù che li perdonava. Io farò di più di quanto fece Gesù, che lottava contro i diavoli e li scacciava. Io li annienterò. Con che cosa? Con la verità. La verità non mi appartiene. La verità è qualcosa che io solo posso annunciare. La verità si può impersonare solo in chi la dice. Divenire per qualche tempo una cosa condivisa, ma non può essere posseduta da un uomo reale, perché la verità è la condizione assoluta sulla base di cui tutto poi si verifica e diventa vero. Ecco come io tolgo di mezzo tutti i peccati. Ecco come io tolgo di mezzo tutti i diavoli, dimostrandovi che con la nostra verità scientifica quello che interessa tutto l'essere elettromagnetico è regolato dal terzo principio fondamentale della legge dinamica chiamato azione e reazione. Noi, vedendole entrambi, e se assegniamo due segni diversi all'aspetto uguale contrario delle due entità, e chiamiamo più uno una delle due e meno uno l'altra, l'interazione tra più uno e meno uno è meno uno. Ecco la base in atto nella interazione tra l'azione e l'azione uguale e contraria ha una componente negativa, qualunque segno noi assegniamo alla evoluzione o alla devoluzione dell'esistenza. È sempre negativo. Ma sulla base di questo presupposto negativo, noi, osservando in modo uguale e contrario, possiamo scorgere il positivo proprio a partire da questa interazione uguale a meno 1. È grazie a meno 1 che noi vediamo più 1, come un mondo avanzante in positivo nello spazio e nel tempo. Ma, avendo capito che noi vediamo più 1 quello che è uguale contrario, ossia che è meno 1, noi dobbiamo capire che la vera relazione esistente tra l'azione e la reazione è che tutte le cose che esistono nello spazio e nel tempo si stanno annichilendo nello spazio e nel tempo. Esiste una gravitazione universale che riconduce tutto a un puro punto geometrico in cui non c'è spazio, non c'è tempo e tutto esiste in potenza di zero. Poiché noi poi lo percepiamo nel modo uguale e contrario, per cui questa potenza è posta sulla base di un ente qualunque, purché diverso da zero, e per conseguenza abbiamo la visione di uno, ecco che noi percepiamo l'uno proprio
come la reazione a quello che è in potenza di zero. La conseguenza è che la vera evoluzione dell'esistenza è una devoluzione che sta riportando ogni cosa ad esistere unicamente in potenza di esistere. È una forza di annichilimento di questa realtà, quella che, come diceva la fede, toglie di mezzo ogni veste reale per dare a ogni anima quella veste ideale e eterna che non sarà corrosa poi dalla ruggine né divorata dalle tignole. Questo sta già ora accadendo, ma noi lo vediamo nel modo uguale e contrario che allontana sempre più dall'origine. Invece tutto sta già ritornando all'origine. Tutto si sta già annichilendo. La nostra vita sta evolvendo già verso quel suo passato che annulla ogni gesto reale, sia il bene, sia nel segno del male. Quindi, in base alla verità, io vi sto togliendo di mezzo il peccato, ma anche il merito. Sto riconducendo tutto ad un puro disegno che esiste in potenza, fatto tra l'essere e il non essere, in un modo talmente interattivo che, miscelando in tutti i modi possibili l'essere e il non essere, si arrivi ad un mondo di tipo binario, forte dell'uno e dello zero, e esattamente come quello che noi usiamo con l'intelligenza artificiale per rappresentare le scene della vita attraverso un DVD. Questa è la verità. Ma poi interviene la nostra capacità di contrapporci a questo disegno divino, essenziale, che ti dice: rinuncia alle cose concrete in virtù di quelle ideali, non mangiare la mela, perché altrimenti consumi non solo la mela, ma anche la vita. E l'uomo invece, aspirando alla sua indipendenza da questo Dio accentratore che attira tutto a centro, ma non per fagocitarlo, per consentire poi il dominio del centro da parte di ogni anima, mentre Dio è così generoso che vuole dare a ogni anima vivente il dominio di tutto il disegno, l'uomo non vuole dominare il suo disegno, si contenta di una mela reale, di un giorno reale di vita, e così facendo compie il peccato di opporsi a Dio. È il suo peccato originale, ma sarà su questa base che l'uomo assumerà il segno della sua volontà e potrà, indipendentemente da Dio, esprimere il suo gusto personale, dicendo: Signore, nella condizione in cui tu mi hai messo, questo io credo che sia il mio Dio, che mi salva e mi rende assolutamente indipendente da quella croce che è stata assunta dall'entità divina quando si è messa in croce nella mia vita. Ma, in forza di tutto ciò, io, con la verità, sto togliendo di mezzo il peccato. È un peccato che l'uomo non fa mai, si illude di farlo, perché si illude che la vita dipenda da lui e non sia una pura e semplice ribellione al comando: non fare così. E l'uomo vuole fare così. La libertà, quando esiste un ordine assoluto, quella assoluta è di potersi opporre in assoluto. Ebbene, l'uomo ha avuto questo libero arbitrio di potersi opporre al disegno di Dio, e grazie a questo libero arbitrio farà la cosa più importante: creerà l'immagine divina del Dio personale, che sarà poi il Dio che muoverà ogni anima nella gestione di tutto il possibile e l'impossibile, nel suo futuro paradiso. Ma
come avete visto, usando la ragione, con la forza di questa ragione, io ho cancellato l'umano peccato, ma anche ogni diavolo, perché con tutto che va verso il passato, noi nel passato abbiamo un angelo bellissimo che poi si ribellò, andando sempre più nel passato. Dio riporta ogni cosa, grazie alla verità che state udendo da me, alla esistenza pregressa, al peccato di Satana, e di conseguenza la stessa ribellione di Satana sarà come se non fosse mai esistita, perché il ritorno nel passato è un vero e proprio ritorno nella condizione pregressa in cui tutto ancora è solo in potenza di esistere. Come vedete, con questa verità, che è la stessa verità di Gesù, io sono stato più potente di quello che è stato concesso alla persona di Gesù. Egli poteva solo perdonare il peccato e sconfiggere, cacciare i diavoli. Io ho fatto di più, ma io non sono la mia persona, io sono la verità che vi sta parlando, ed è la verità di un Dio che è sceso nuovamente sulla terra a prendere possesso della terra e a dimostrare all'intelligenza umana che c'è una intelligenza superiore, tanto superiore che usa proprio l'intelligenza umana per sconfiggere in assoluto l'intelligenza umana. Da ora in poi non potrete in alcun modo sostenere che questo mondo non ha la presenza di Dio. Potete solo sostenere che voi state vedendo all'onnipotenza di Dio nel modo esattamente uguale e contrario che ve la fa apparire come una assoluta impotenza e una assoluta essenza. Un'assoluta assenza. Nell'essenza, quella opposta a Dio, che è forte in questo mondo, che si presenta come il diavolo, che non è altro che il Dio onnipotente travisato, visto nel modo esattamente uguale e contrario. Non esiste il diavolo se non attraverso la travisazione umana che vede Dio nel modo uguale e contrario, affidato alla reazione rispetto alla vera azione in atto, che è quella di Dio che sveste il mondo dalla realtà per affermare una verità ideale sulla quale poi tutto verrà rivissuto in modo ideale. Come oggi state vedendo un film capace di impersonare ogni situazione, ma impersonerete quelle che proprio sono le situazioni che voi giudicate reali, mentre invece oggi in un comune film voi immedesimate solo in parti che sono assolutamente immaginarie.